Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i napoletani nel mondo, a tutti i tifosi del Napoli e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e con simpatia sui miei siti di Napoli è sempre bella. Carissimi amici, ritorniamo a parlare di calcio. Poche ore all'inizio di questo campionato italiano 2021-2022, il Napoli si presenta con i soliti calciatori, con Jesus soltanto come acquisto e soprattutto con qualche giovane nella rosa. Ma il Napoli si presenta con un nuovo allenatore. Dopo l'era Gattuso è il momento di Spalletti. Qualcuno di voi, qualche fedelissima, mi ha chiesto: Gianni, ci tengo a sapere la tua opinione per quanto riguarda il nuovo allenatore Spalletti. Beh, secondo me, è un mio pensiero, quindi potete essere d'accordo o meno, anzi dite il vostro pensiero nei commenti sotto al video. Io ritengo Spalletti un allenatore certamente migliore di Gattuso. Con tutta la stima che provo per Gattuso, devo dire che Spalletti è molto più allenatore, nel senso che come grinta Gattuso era infinito, ma per quanto riguarda Spalletti è uno che guarda la partita, che mette la squadra in campo secondo un disegno tecnico e quindi no alla Sampras-Sam, si fa rispettare ed è anche uno che fa le scelte giuste secondo l'avversario. Quindi è un uomo di esperienza, un uomo che ha anche vinto qualche cosa e questo non è poco. In questo precampionato, anche se i risultati nel precampionato d'agosto non servono assolutamente a niente se non altro per qualche indicazione, ma proprio per indicazione abbiamo visto che il Napoli certamente sciorina più gioco. Soprattutto abbiamo visto che Spalletti ha una grande stima per il bomber del Napoli che è Osimhen, che è veramente un calciatore che secondo me quest'anno, se starà, come dire, se la sorte gli permetterà di giocare tutte le gare, farà veramente scintille e ci farà divertire. Quindi, secondo me, Spalletti è un po' più allenatore di Gattuso, anche se non stravedo per questo pur bravo allenatore. Sì, non stravedo, ma parliamoci chiaro: di meglio il Napoli non poteva permetterselo. Perché? Perché De Laurentiis è stato chiaro, gli ingaggi sono troppo alti, se Napoli non li abbassa rischia o rischiava di fallire, quindi malgrado ce n'è bisogno tantissimo in difesa e al centrocampo, zero acquisti, a meno che qualche buona notizia negli ultimi minuti di calcio mercato. Per il resto, dobbiamo attenderci che Spalletti ci dia soddisfazione usando questi giocatori buonissimi, ottimi, nel modo migliore, metterli in campo nel modo migliore, come tanti tifosi del Napoli volevano che lo facesse Gattuso l'anno scorso. Purtroppo, anche se qualche piccolo risultato Gattuso l'ha tenuto con la Coppa Italia, poi c'è stata l'amara delusione della partita con il Verona, dove il Napoli è stato eliminato dalla Champions League, che ancora brucia a tutti noi tifosi napoletani. Una partita a cui mancano tante risposte che tutti si aspettavano e non sono mai arrivate. Ma mettiamo da parte un po' il vecchio, affacciamoci a questo nuovo campionato con fiducia, diamo fiducia a questo allenatore, a questa squadra, stiamo con i piedi per terra perché il Napoli, specialmente in questi tempi, non è una squadra con molte possibilità economiche perché non è come altre squadre che come dietro c'ha una qualche multinazionale. Il Napoli è una squadra che si autosostiene, quindi aspettiamoci che questo allenatore possa fare bene. Per il momento è tutto, naturalmente ai prossimi video, ai prossimi commenti, un abbraccio a tutti e grazie per la visione. Dite la vostra riguardo Spalletti, io ho detto la mia.